77 anni sulla carta d'identità, un passato da operaio, la passione per orologi e oggetti d'epoca e tre figli. Sabato scorso è morto di infarto all'ospedale dell'Annunziata. I medici hanno tentato inutilmente di salvargli la vita. Se solo foste arrivati in tempo, ha detto rammaricato il cardiologo ai familiari. Il punto è che i familiari in pronto soccorso si erano presentati tre giorni prima. Abbiamo passato in pronto soccorso, intorno alle 18:30 di mercoledì. E il medico di turno, nel giro di mezz'ora tutto questo, l'ha visitato dicendo che poteva ritornare a casa, che aveva una forte cervicale e di continuare a prendere antinfiammatorio. La figlia rifugge alla telecamera, ma accetta di raccontare le ultime ore di vita del papà. Dimesso dall'ospedale per scrupolo, l'uomo si sottopone privatamente ad altri esami. Venerdì siamo andati a fare sta radiografia, che è uscita tutto negativo. Negativo a livello di cervicale, negativo a livello bronchiale. Il medico che abbiamo fatto la radiografia mi fa... gli facciamo fare gli esami degli enzimi. Sabato mattina, 7:30, eravamo già... laboratorio, analisi, mi dicono che gli esami sarebbero stati pronti il lunedì. Sabato mattina intorno alle 10:30 mi chiamano dal laboratorio dicendo di contattare immediatamente un medico o di portarlo in pronto soccorso. I valori infatti rivelavano un dato decisamente al di sopra del normale, 4.869 contro un range di 14. È stato papà d'urgenza in pronto soccorso, è arrivato con i suoi piedi, incredulo, lui in quello che realmente poteva essere. Riesco a parlare con il cardiologo e mi dice: suo padre c'è un infarto, incrociamo le dita. Se me lo avesse portato prima, che peccato. Papà inizia ad avere problemi respiratori, aveva trombi partiti ovunque, aveva tutte le arterie ostruite. Alle 2:30 papà è deceduto, non ha retto più, il cuore non ha retto più. Perché avete deciso di denunciare pubblicamente questo accaduto? Per poter salvare altre vite, perché può capitare a un giovane, a un bambino, ad altre persone che magari possono avere la stessa età di mio padre. Salvatore Bruno per la CNews 24.